preparato a dovere per affrontare questo match. Sarà un match durissimo, probabilmente finirà in pochissimi secondi, ma darò il massimo, come sempre dato in tutti gli altri match, con la massima professionalità. Yeah!
faccio io, la fa Roberto, mi ha detto io a telefono. Pronto, prova, sì. Michele. Grazie Michele di questo bellissimo match. Non hai tradito le aspettative, avevi annunciato che l'incontro sarebbe durato pochi secondi, così è stato, questione forse di un minuto o poco più. La tecnica è Mataleon, la tecnica vincente. Ci vuoi dire qualcosa su questo match, sulla tua preparazione e naturalmente sul tuo avversario? Sì, allora sul mio avversario posso dire poco perché mi è stata cambiata all'ultimo, non ho avuto tempo di vedere il suo modo di combattere, quindi sono salito completamente alla cieca. Sono contento comunque per il tifo che come sempre mi segue, 200 fan oggi. Oggi mi sembrava che 200 fan forse li hai portati soltanto te personali, ma mi è sembrato che tutto il pubblico qui presente al My Hotel non ha fatto altro che tifare per te, anzi tutti sembrava che aspettassero proprio il tuo match. Probabilmente perché ho lavorato bene in questi anni, come ho già detto anche in conferenza stampa, sono un portabandiera dello sport leale, dei valori e del rispetto dell'avversario, e quindi forse per questo che il pubblico mi segue. Voglio continuare a lavorare così, spero di fare sempre meglio, di arrivare sempre più in alto e portare pista sempre più in alto. Non possiamo fare altro che augurarti sempre maggior successo, proprio e soprattutto perché porti avanti lo sport con questi concetti, con queste finalità che sono sicuramente costruttive. Passiamo adesso al tuo avversario che ci hai appena annunciato le sue qualità, eccetera. E cosa ne pensi di questo match? Che cos'è che secondo te non è andato come avrebbe potuto andare? Naturalmente che cosa pensi sia dell'avversario di questa sera che delle MMA in generale? Oh, delle MMA è un bello sport, un grande sport e mi piace. Di Michele, a me mi hanno chiamato 2 lunedì fa per affrontare a Michele. Sapevo che era forte, potevo dire di no, siccome a me piace combattere e dico sempre di sì a tutti. Però sapevo che era duro. Però è un grande avversario, è giovane d'età rispetto a me, quindi mi faccio in bocca a lui. Non solo grande lealtà quindi, ma anche grandi dosi di coraggio che occorrono per portare avanti le MMA. Certo, poi le MMA sono sacrifici. Qua una volta che sei entrato in gabbia tutto quello che hai fatto viene fuori. Però prima di arrivarci qua dentro devi buttare sangue. Ci vuole tempo, ci vuole tanto allenamento. Ti vediamo insieme al bambino e tuo figlio Leonardo che ti segue anche quando fai questo tipo di combattimenti. Ti auguriamo un grande in bocca al lupo per te, per i tuoi figli e per l'attività sportiva. Ringraziando a Stefano che mi ha chiamato e voglio ringraziare, mi ha dato questa possibilità, grazie. Giannessi naturalmente, grazie a te. Ciao, buona serata. Michele Bottai, Mataleon. No, è andata. È andata. Sì, tutto secondo i piani, calmo come al solito, l'ho studiato, ho visto che era in defiance in piedi, sapevo che mi avrebbe attaccato, non ho voluto di proposito spingere troppo in piedi per non dargli modo di prendermi alla sprovvista. Ha provato, ha sbagliato perché l'aspettavo ed è lì. Poi ho preso il sopravvento subito, gli avevo preso già la misura. Ti sei fatto sentire subito? Sì, subito. Sì, un po' di esperienza in piedi ce l'ho, quindi so come usare le mani. Poi a terra si migliora sempre, quello. Comunque sono contento che la prima mia vittoria a terra sia arrivata contro un lottatore, quindi sono contento, meglio così. Ok, una dedica in particolare? A tutti i ragazzi che vengono sempre, ovunque, che mi seguono in tutte le gare, che sono veramente tanti, e alla mia palestra, a tutti i ragazzi della mia palestra che siamo come fratelli, all'Accademia Cama di Seregno che mi ha aiutato moltissimo sulla lotta a terra, che dire...
A tutti, grazie. Ok, complimenti. Si conclude così quindi il Dangerous Storm al My Hotel, una delle più belle manifestazioni di MMA, Mixed Martial Art, che siano mai state fatte in Italia, ed è proprio a Pisa, e Pisa che si conferma ancora una volta la capitale degli sport da combattimento anche nelle MMA, Mixed Martial Art. Grazie a tutti.